Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione ci farà fare tante considerazioni su un qualche cosa che è importante in ecografia, che è l'evolutività, per cui tante patologie che sono evolutive nel senso che oggi non ci sono, domani si presentano. Domani diventano più gravi, domani diventano meno gravi. E quindi la necessità di una conoscenza attenta della materia perché è un campo minato. L'evolutività non sempre si verifica durante la vita intrauterina, a volte si rende manifesta dopo la nascita, altre volte, come in questo caso, si rende manifesta a distanza di poche settimane. Da un primo esame in cui ci stava soltanto dei linfangiomi a livello del collo importanti, con assenza di ascite, la vedete qui, con un cuore perfettamente regolare, l'avete visto prima, con degli arti che non sono edematosi, con una pelvi che non presenta alterazioni, con dei reni che sono sani, con un addome che risulta regolare, con degli arti che risultano regolari, con una placenta che risulta non ispessita, con un liquido che risulta normale, in cui ci stanno queste formazioni cromatose a carico del collo importanti e un'altra che vedrete a carico del mediastino. In un feto che presenta sì dei quadri sindromici, come per esempio questo profilo piatto e questo naso molto piccolo, ma che improvvisamente mostrerà un quadro completamente diverso. E a rendere edotta la necessità di eseguire un attento studio e di fare un counseling e di richiedere sempre lo studio del cariotipo, e ove la paziente si rifiuta di eseguirlo, come in questo caso, avere la possibilità di aver dimostrato che la nostra condotta era regolare. Vedete questo collo con queste sacche, vedete un cervelletto perfetto, un'insula perfetta, avete visto prima una sacca anche a livello del mediastino e adesso tra pochi secondi vedrete un quadro completamente diverso che si verificherà a distanza di circa 3 settimane, in cui vedete un edema generalizzato, un edema che coinvolge tutta la testa, sia nella parte retronucale sia nella parte anteriore, come state vedendo, in cui vedete un'ascite vistosa, un fegato da stasi, un idrotorace severo, un edema generalizzato agli arti che sono diventati immobili. Questo fegato grande, questa ascite grande, questo idrotorace enorme, un cuore che abbiamo visto essere perfetto, che mostrerà una grave bradicardia. Vedete un torace a campana che può essere legato anche alla grossa ascite che era presente. Vedete qui l'edema generalizzato che ci sta a livello della testa. Vedete che la testa è cresciuta regolarmente per l'epoca di gestazione, non si osservano grosse alterazioni, vedete un natrio che è abbastanza normale, ma è passato da 6 a 9, vedete soprattutto il quadro drammatico a livello del torace, dell'addome e l'edema generalizzato, è una situazione preagonica che valuterete sia legata alla situazione di grave bradicardia, sia legata alla situazione di grave con un'arteria ombelicale che non mostra più la presenza di un'onda diastolica, vedrete una iperplacentosi, una riduzione del liquido amniotico vistosa che vi dice come in poche settimane può cambiare completamente un quadro, ma a volte cambia anche nell'arco di pochi giorni. E non sempre le patologie evolutive che abbiamo visto all'inizio evolvono in maniera peggiorativa, talvolta evolvono in maniera migliorativa se è soltanto un ritardato sviluppo del sistema linfatico e non un anomalo sviluppo del sistema linfatico. Adesso voi vedrete l'idrotorace, vedrete la bradicardia severa,
vedrete queste quattro gambe, questo piccolo cuore chiuso che non mostra neanche una fibrillastosi, questa dimostrazione dell'improvviso sviluppo della patologia. Vedete la grave bradicardia con valore intorno agli 80 e in un cuore che avevamo visto prima precedentemente normale. Quindi il messaggio da portare a casa qual è? Che anche in questi casi va fatto un counseling attento, che va richiesta dopo l'exitus, l'autopsia, il prelievo di un campione biologico per poter essere inviato al centro di genetica affinché sia studiato se era una aneuploidia, il cui rischio di ripetibilità è basso, o invece si trattava di una sindrome genetica quale a volte può risultare dall'esame del CGH-RE. Stanno scorrendo le ultime immagini, vedete l'edema generalizzato, vedete l'iperplacentosi, vedrete tra poco l'assenza di onda sull'ombelicale, che vedrete espressione dell'alta resistenza a livello placentare. Grazie, grazie dell'attenzione.